Buonasera, benvenuti in Money Farm, grazie per esservi collegati, diamo ancora qualche minuto a tutti per potersi collegare, tra poco iniziamo questa puntata di Mondi Paralleli in diretta degli uffici di Milano. Staremo insieme per un'oretta per parlare del tema geopolitico, di quello che abbiamo definito il tema geopolitico del secolo, la sfida tra Cina e Stati Uniti. Avremo tempo anche per le vostre domande, quindi vi invitiamo a farle nella sezione Q&A di Zoom. Cercheremo di rispondere a tutte quelle più interessanti e faremo follow-up tramite i nostri consulenti in generale delle domande che ci vorrete porre in quest'oretta. A parte l'analisi geopolitica che andremo a fare tra poco, avremo anche uno spazio dedicato al nostro team di Asset Allocation che si collegherà da Londra per parlare dei risvolti economici e finanziari di questa sfida. Io sono Davide Colapietro, responsabile del team Content di Money Farm. Sono qui con Andrea Rocchi, Ciao, salve a tutti. del team Salve a tutti. Content. Abbiamo un ospite che siamo molto contenti di avere qui con noi stasera, che Grazie. ringraziamo, Dario Fabbri, Grazie a voi. analista geopolitico e direttore della rivista Domino. Grazie per Grazie, esserti, buonasera Dario. ragazzi, grazie per Buonasera. l'invito. Diciamo che il tema è molto caldo, quindi sicuramente le domande saranno tante. Cercheremo di fare del nostro meglio per potervi rispondere a tutte in diretta. Non Ma mancano avremo gli argomenti. gli argomenti non mancano di sicuro e avremo anche modo di tornare sul tema nei prossimi mesi. Come forse avete visto, l'iniziativa Mondi Paralleli è stata lanciata a giugno di quest'anno da Money Farm per potervi offrire delle analisi geopolitiche, degli spunti per comprendere meglio quello che è l'impatto di queste sfide che insomma occupano le prime pagine dei giornali, i TG tutti i giorni, su tanti ambiti e su tanti mondi, appunto, che talvolta sembrano paralleli, ma che poi finiscono per incrociarsi nella vita di tutti i giorni. Direi che possiamo cominciare. Ti chiederei, Dario, prima di tutto il tema, non diamo per scontato, parliamo qui della sfida tra Cina e Stati Uniti, ma forse fino a pochi anni fa, in verità, sembrava che le relazioni stessero in qualche modo normalizzandosi e avessimo superato una fase di scontro per arrivare a quella di un confronto più nell'ambito di quelle che sono le normali relazioni economiche, politiche, internazionali tra due Certo. superpotenze comunque. Come siamo arrivati oggi a parlare di una sfida, appunto? Siamo arrivati a questo punto. Intanto buonasera a tutti. Siamo arrivati a questo punto perché il ruolo che la Cina si è ritrovata ad abbracciare, siamo nel 2001, fissiamo una data, dicembre 2001, quando la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è concreto, che significa che accetta le regole di ingaggio del commercio internazionale che sono state fissate dall'Occidente, specialmente dagli Stati Uniti, ovviamente, e si tramuta in una sorta di fabbrica del mondo, cioè la Cina diventa, lo era già in prospettiva, il primo paese manifatturiero del pianeta, con produzioni dal basso valore aggiunto inizialmente, e che comunque sostituiscono in larga parte quelle manifatture che dall'Occidente o scompaiono o si trasferiscono proprio nella Repubblica Popolare. Che cosa cambia da allora ad oggi? Che la Cina nel frattempo è cresciuta moltissimo, per dire un'ovvietà, non solo sul piano economico, non solo in termini di PIL, ma è cresciuta nelle sue ambizioni. Ha scalato la catena e la filiera globale in molti settori, ha aumentato il valore aggiunto delle sue produzioni e soprattutto pretende un ruolo maggiore nella definizione delle regole. In maniera ancora più concreta, vuole dire la sua su come è gestito il sistema globalizzato. Ammesso che ci voglia stare ancora dentro, cioè non le basta più esserne parte, anche una parte molto consistente, ma vuole dire quali siano le regole in modo quasi paritario con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che non solo hanno definito queste regole di cui stiamo parlando, che riguardano il commercio internazionale, ma gestiscono le rotte marittime, laddove viaggia la stragrande maggioranza delle merci che girano intorno al pianeta. E la Cina, che è un paese di esportazione, sebbene vada diminuendo la sua quota di esportazione perché si ingrandisce il suo mercato interno, ma rimane un paese di grande esportazione in termini assoluti, tutto ciò che poi manda al mondo in termini di produzione lo fa in larga parte via mare, quindi su rotte controllate dagli Stati Uniti, che significa gli americani controllano gli stretti, gli istmi, laddove non solo passano le merci, ma anche l'approvvigionamento energetico. Prendiamo lo stretto di Malacca, che viene definita la giugulare energetica della Cina, e questa è nella disponibilità della marina americana. Per tutte queste ragioni, e vi ridò la palla, Pechino non è più nella posizione iniziale, cioè non le basta più esserci, ma pretende una maggiore voce in capitolo ed essere meno
sotto schiaffo potenziale degli Stati Uniti. Se aggiungiamo a questo le ambizioni che oltre a essere commerciali ed economiche sono soprattutto geopolitiche della Repubblica Popolare nel suo continente e non solo, quindi nei confronti di Taiwan, nei confronti del suo estero vicino, l'idea delle nuove vie della seta, che sono una controglobalizzazione in salsa cinese, quindi dire noi vogliamo un altro mondo gestito da noi medesimi, che parte dalla costa cinese e arriva in Europa essenzialmente con una rete infrastrutturale terrestre, ma anche con una dimensione marittima, tutto questo genera una collisione inevitabile tra Pechino e Washington. Questo è interessante, no? Perché quando si parla di queste grandi sfide, grandi questioni geopolitiche, insomma, che sono, abbiamo definito la sfida del secolo, una sfida che è destinata a durare nel tempo, come abbiamo visto, insomma, il cambiamento è stato anche repentino, no? A volte questi grandi cambiamenti storici avvengono quasi sotto i Vero. nostri occhi senza che ne accorgiamo, no? Negli ultimi anni abbiamo visto proprio un'escalation della retorica un po' da tutte e due le parti, mentre se pensiamo solo fino a pochi anni fa, hai fatto tu l'esempio del WTO, no? Con la Cina che veniva accolta, no? Ricordiamo l'accordo di commercio pacifico tra Stati Uniti e Cina, insomma la questione Huawei che costruiva i tralicci del 5G, insomma tecnologie strategiche in Europa, quindi era tutto aperto, Ampiamente invece respinta sì, ormai, no? La Huawei è stata, ha vissuto una fase sì. complessa da questo punto di vista in Invece Occidente. forse c'è stato proprio un punto di non ritorno, no? Con l'inizio del Covid, in cui c'è stato proprio un cambiamento di retorica molto forte, ma questo era il finale scontato di questa storia, cioè questa era destinata a essere la sfida del secolo. Esiste ancora un mondo parallelo, un mondo diverso in cui la Cina si integra in qualche modo. Questa è anche la domanda del secolo, Sì. nel senso, la storia ci dice, la storia è sempre ciò di cui dobbiamo servirci per capire gli eventi attuali, non tutto si replica, anzi molto inedito, tuttavia la storia però ci dà un ricettario al quale attingere per capire ciò che abbiamo sotto gli occhi. E nei secoli è stata rarissima l'occasione in cui una potenza egemonica, cioè superiore a tutte le altre, come in questa fase ovviamente gli Stati Uniti, sia stata in grado di gestire in maniera pacifica l'ascesa di un rivale così importante come la Cina attuale, ancora di più che qui il rivale abbia accettato che la competizione fosse soltanto pacifica o commerciale. Non è quasi mai successo nella storia, se dovessimo essere realistici e dunque pessimisti. Ci augureremmo che in questo caso la vicenda si dipani in maniera differente, ma sarebbe appunto una novità. La Cina è diventata troppo grande sul piano non solo commerciale e produttivo, come dicevamo, proprio nelle ambizioni geopolitiche che ha esternato fino a ieri in maniera, come dire, morbida, oggi invece in maniera molto più presente. Ricordiamo alcuni passaggi storici per l'appunto. Se dovessimo indagare la strategia cinese nel corso addirittura dei millenni, e quindi semplificando di molto, ma la riduzione di complessità a volte è d'aiuto, la Cina ha sempre il medesimo problema. Quando si apre al commercio estero, vede dividersi al suo interno il paese, cioè la costa, la parte più esposta al commercio estero, che è quella via mare, di solito si arricchisce molto. L'entroterra rimane indietro, quindi non solo le campagne, ma tutto l'entroterra della civiltà cinese rimane indietro e finisce sempre per crearsi uno iato, una divisione che poi porta ad uno scontro anche mortale, violento, dentro la Cina. Quindi storicamente la civiltà Han balla fra queste due tentazioni, aprirsi al commercio estero e chiudersi per evitare che il paese imploda, però nel momento in cui si chiude il paese diventa poverissimo. Ed è quello che succede con l'avvento del maoismo, cioè del socialismo. Il socialismo, ricordiamoci, è un'ideologia prettamente occidentale, che poi viene incarnata da un paese ibrido come la Russia, che diventa Unione Sovietica, ma è stata creata in Occidente da filosofi essenzialmente tedeschi. La Cina se ne appropria, noi lo diamo per scontato, con grande fatica, proprio perché è una ideologia occidentale. Ciò che convince Mao è l'idea utopistica, che si rivelerà ovviamente errata, di poter creare un mercato autarchico. Cioè andare oltre il grande dilemma della Cina, dire noi non abbiamo bisogno del commercio estero, quindi non rischieremo più di implodere internamente perché ci chiudiamo. Questo conduce nei decenni la Cina a morire letteralmente di fame, finché muore Mao, ovviamente successivamente quello che viene dopo di lui, cioè Deng Xiaoping, alla fine degli anni 70, apre nuovamente al commercio estero. Apre alla Cina per come la conosciamo oggi, quindi un paese formalmente comunista, ma capitalista in molte sue accezioni. E oggi nuovamente la Cina è davanti a quel dilemma, si è molto arricchita la costa,
L'entroterra anche ha superato una fase di povertà che prima era tremenda, ma rimane distante da quella costa. E quindi, e chiudo su questo, immaginare che un paese che ha queste contraddizioni interne, storicamente, che oggi deve decidere se proseguire su questo crinale o cambiare, credere che questo possa essere affrontato in maniera pacifica verso l'esterno, è una scommessa molto grande, oggettivamente. Certo, però diciamo che vive ancora oggi un po' una contraddizione la Cina, cioè da una parte è così interconnessa e così in un certo senso anche da un punto di vista finanziario e commerciale col mondo occidentale, dall'altra, come tu dicevi, si sta creando uno spazio alternativo a quello della globalizzazione intesa come la intendiamo noi in Occidente, no? Si sta creando quasi uno schieramento di nazioni che sono dipendenti dalla Cina economicamente e che la Cina vorrebbe al suo fianco anche in una competizione più larga con gli Stati Uniti. E qui Come sta andando questo tentativo? No? Perché si parla sempre di One Belt, One Road, la strategia, no? Lanciata da Xi per inglobare tutti questi paesi nell'interno della sfera di influenza cinese, però poi alla fine sembra che siano più le motivazioni geopolitiche a essere rilevanti, cioè che alla fine con la Cina si stanno schierando più i paesi che hanno in un certo senso obiettivi alternativi a quelli del blocco occidentale, più che i paesi che economicamente vorrebbero trarre vantaggio dalla Cina. È proprio così, è esattamente così. E già questo cambia le carte in tavola, perché la Cina ha un enorme problema per quanto riguarda questa vicenda. È troppo grande ed esiste in un continente affollato, così per semplificare, che significa? 1.380 milioni di abitanti, esteso su quasi un intero continente. Questo spaventa tutti i suoi vicini. Anche quei paesi che sono già dentro il suo sistema economico, che sono profondamente dipendenti dal commercio con Pechino, ne hanno comunque terrore e guardano all'ascesa della Repubblica Popolare con paura, perché è troppo grande, perché esiste ed è sempre esistita lì. Questo non è un dettaglio, anche se sembra banale. Il vantaggio degli Stati Uniti d'America è sempre quello di esistere altrove. Cioè, le grandi vicende tra potenze nel corso dei millenni hanno sempre ricordato il blocco eurasiatico. Gli Stati Uniti non vivono sul blocco eurasiatico, cioè vivono in Nord America, come è ovvio, e questo li rende sempre più appetibili da paesi lontani anziché quelli vicini. Cioè, se io sono confinante con la Cina e ho l'opportunità di scegliere a chi votarmi, vado sempre a scegliere la potenza più lontana, con la quale ho uno storico inferiore, cioè non ho un'antipatia drammatica coltivata nel corso dei millenni. Gli americani non si sono mai incontrati 1000 anni fa con, che ne so, i laotiani, con i thailandesi, semplicemente che gli Stati Uniti nemmeno esistevano, e peraltro oggi stanno dall'altra parte dell'oceano. La Cina invece ha una storia lunghissima con questi paesi, fatta di, come sempre nelle vicende umane, di sopraffazione, sconfitta e poi di nuovo scontro. Tutto questo spaventa i paesi del continente che oggi, anche quando sono dipendenti, come dicevi tu, commercialmente dalla Cina, comunque non scelgono di starle al fianco. E questo trascende totalmente, per essere chiari, l'impostazione politologica riguardante i sistemi istituzionali. Cioè, non è che sono i paesi democratici che scelgono gli Stati Uniti in nome della democrazia. Magari fosse così, ma non lo è mai, perché molti dei paesi, se non tutti i paesi asiatici, democratici non sono. Le Filippine non sono per niente un paese democratico, sfiorano la dittatura in molti contesti, ma sono un paese che addirittura ospita militari americani sul suo territorio da un trattato di difesa con gli Stati Uniti. Il Vietnam, che è una dittatura comunista formalmente uguale, identica alla Cina, è oggi uno dei principali alleati degli Stati Uniti. Ieri alle Nazioni Unite lo ha ricordato addirittura Joe Biden, dicendo: il rapporto che abbiamo oggi con il Vietnam, se lo immaginavamo nel 75 quando gli americani scappano da Saigon, era impensabile. Questo non perché scelgano questi paesi ai quali la democrazia è totalmente estranea, l'America perché è una democrazia, ma perché è lontana, mentre la Cina, qualsiasi cosa succede, se tu ci finisci sotto, ce l'avrai sempre sopra la testa. Gli Stati Uniti sono sempre dall'altra parte dell'oceano. E questo è un grande vantaggio che Washington, poi sa ammantare anche di narrazione, riesce a sfruttare ai danni di Pechino. Era proprio una domanda che mi veniva in mente prima quando parlavi di ideologia, no? Effettivamente stiamo parlando della scelta che fanno i paesi satellite o nell'area di influenza delle due superpotenze nell'essere pro o contro quella superpotenza. Ma c'è anche, diciamo, una scelta che gli Stati Uniti e la Cina hanno fatto coscientemente di individuare nell'altro il nemico
in questo momento o in questa fase storica, perché l'ideologia, no, socialista che tu citavi prima negli Stati Uniti è ancora uno spettro, no? Certo. Quando qualcuno è socialista è una grave accusa che si pone. Quindi la mia domanda è: quanto l'ideologia e la propaganda anche vengono usate intenzionalmente da queste due superpotenze per riconoscersi a vicenda quanto tali e mantenere uno scontro fra di loro? Beh, diciamo che oggi la propaganda socialista funziona meno nello scontro tra i due paesi. Perché? Perché a partire dagli anni 80, ma soprattutto gli anni 90 e poi 2000, gli Stati Uniti hanno raccontato la Repubblica Popolare come diversamente socialista, cioè un paese che si stava aprendo al commercio estero, che diventava di fatto capitalista, sebbene a suo modo, quindi in maniera diversa da come la immaginiamo in Occidente. Oggi lo scontro ideologico che esiste sempre tra grandi potenze, c'è sempre una patina ideologica, una volta era confessionale religiosa, poi è diventata soprattutto ideologico-politica, come ad esempio ai tempi della Guerra Fredda. In questo caso è più il discorso tra autocrazia, quindi dittatura, la Repubblica Popolare, democrazia agli Stati Uniti, molto più che l'elemento socialista, perché in questi anni, come detto, Washington ha raccontato la Cina come post-socialista, o perlomeno come diversamente socialista, quindi oggi sarebbe un passo indietro. La Cina, dal canto suo, è la ricerca di una sua propaganda, sua narrazione fatica molto di più, e sembra averla trovata in questa guerra d'Ucraina, paradossalmente o meno, cioè in che modo? Ha notato che la maggioranza dell'umanità, cioè i paesi che sono presieduti da governi che componendoli sono la maggioranza numerica dell'umanità, nei due voti specifici alle Nazioni Unite sulla guerra d'Ucraina non hanno condannato l'invasione russa, ma non perché abbiano a cuore le vicende imperiali sgangherate di Mosca, ma perché odiano l'Occidente. L'Ucraina sostenuta dall'Occidente, in Brasile, anziché in Sudafrica, anche se il Brasile poi ha anche votato contro, ma poi nei fatti, basta vedere le esternazioni di Lula, ogni giorno critica Zelensky, ma il Sudafrica, l'India, l'Etiopia, sono tutti i paesi che non hanno condannato, lo stesso Vietnam, non hanno condannato l'invasione russa. E allora la Cina è come se le si fosse accesa una lampadina e dice: noi siamo alla testa di questo enorme mondo antioccidentale, e la nostra narrazione qual è? Noi cinesi, a differenza degli occidentali, non abbiamo mai avuto colonie ai vostri danni, che non è vero. La Cina non ha mai avuto colonie in Africa, perché non è stata in grado in quella fase storica, era tra l'800 e il 900, il secolo delle umiliazioni, figurarsi. Ma ad esempio Taiwan, che reclama fortemente in questa fase, è stata una colonia dell'impero cinese, non della Repubblica Popolare, ma dell'impero cinese, e lo è diventata peraltro negli ultimi tre secoli, prima che diventasse una colonia giapponese. Quindi non è vero che la Cina non ha mai avuto colonie, la stessa Mongolia interna alla Cina, un territorio strappato, il Xinjiang, la terra degli Uiguri, che i cinesi chiamano semplicemente Xinjiang, ma che gli Uiguri chiamano Turkestan orientale, è un'altra colonia. Questo lo lasciamo da parte. Oggi la narrazione cinese, per rispondere alla tua domanda, è: noi siamo un paese del terzo mondo, oggi non si usa più questa espressione che fa impressione, siamo un paese emergente, esattamente come voi, dice alla grande maggioranza dell'umanità, e non siamo dei predatori colonialisti come l'Occidente, siamo al vostro fianco. Poi basta vedere ciò che fanno i cinesi in Africa, e altro che predatori, sono quasi peggio dell'Occidente. Interessante, no? Quando si parla della retorica, di quando vediamo questa escalation, no? Che a noi forse qui dalla nostra posizione in Italia, in Europa, ci arriva un po' avvattata, no? Ma a volte ci sono il volume viene alzato in maniera incredibile, in maniera quasi anche un po' retro. Da una parte c'è questa retorica quasi maoista dei cinesi, piena di manichea, piena di paranoia nella ricerca del nemico, e dall'altra c'è esatto, questa retorica statunitense che sembra simile ancora a quella del maccartismo. Ma l'hai detto tu, il problema, l'hai citato tu, insomma, Taiwan, no? Ecco, lì abbiamo visto tanta retorica alzarsi negli ultimi anni, specialmente, un problema che esiste da tempo, molto complesso, certo. Come hai detto. Ma esatto, è anche lì, è una questione di retorico, è veramente lì che si deciderà a un certo punto la sfida del secolo, nel mare del sud. No, purtroppo non è solo retorica, nel senso Taiwan, perché è così importante? Oggi molti dicono, beh, ovvio, perché è il principale produttore di semiconduttori al mondo, e chi si garantisce il controllo su Taiwan, sull'isola di Formosa, è un passo avanti. Sì e no, nel senso, questo può essere anche vero, ma Taiwan è ambita dalla Repubblica Popolare dal 1949, cioè da quando Chiang Kai-shek e i nazionalisti perdono la guerra civile, e con circa 2 milioni di civili, per l'appunto, e 700.000 militari si rifugiano sull'isola, protetti dalla flotta americana. È da allora che la Cina maoista dice: quest'isola ci appartiene, a una provincia ribelle, deve tornare a noi, quando non c'era neanche la questione industriale. Perché allora è così importante Taiwan?
perché è un ostacolo naturale, come se fosse una piattaforma naturale posta di rimpetto alla costa cinese. Siamo a 160 chilometri, ma alcuni isolotti che pertengono a Taiwan sono a pochissime miglia dalla costa cinese, sono disabitate ma a pochissime miglia. Questo vuol dire che, visto che Taiwan non è sola, sebbene formalmente non riconosciuta se non da 16 paesi nel mondo, e non ci sono fra questi gli Stati Uniti d'America, non c'è neanche l'Italia, c'è solo il Vaticano come superpotenza fra questi, ma sebbene non riconosciuta è tenuta in vita militarmente dagli Stati Uniti, per la Cina è un ostacolo naturale davanti a sé, come una piattaforma, diciamo, che le impedisce di andare facilmente in mare aperto, e non solo, ideologicamente, visto che parlavamo di ideologia, giustamente, rappresenta una spina nel fianco, cioè dimostra che un'altra Cina è possibile. Esatto. Sono 25 milioni i taiwanesi, quindi non sono molti, sono pochissimi rispetto alla Repubblica Popolare, ma esistono, sono Han, proprio come i cinesi della madrepatria, sebbene, come diciamo, discendenti di coloni, perché gli aborigeni che abitavano l'isola non c'entrano niente con gli Han. Sono stati piuttosto male, sono stati trattati molto male, e peraltro fecero la guerra quando era una colonia giapponese, Taiwan, quindi la Seconda Guerra Mondiale, nelle fila del Giappone. E uno degli shock culturali che ha vissuto la popolazione nipponica è quando, decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, sapete, i famosi giapponesi rimasti sugli atolli a combattere, che nessuno li aveva nella mentalità giapponese, se non c'è l'ordine, la guerra, nella loro assoluta disciplina sociale, se non c'è l'ordine, la guerra prosegue. E l'ultimissimo ad arrendersi dei giapponesi era un aborigeno taiwanese. Non se ne accorsero inizialmente, lo trovarono su un atollo, quando lo portarono in Giappone lo scoprirono, ed era un taiwanese, questo per dire di come la popolazione locale non fosse cinese inizialmente, lo è tuttavia soprattutto dal 49, anche se i coloni arrivano secoli precedenti, e oggi Taiwan è lì, ed è importante per questo motivo, perché è una piattaforma militare piantata davanti alla Cina, ideologicamente dimostra che un'altra Cina è possibile. E ultimissimo passaggio qual è? È come se rovesciassi il destino della Repubblica Popolare. Se tu sei una potenza in ascesa, ti presenti con un tono che il nostro amico Hegel definirebbe teleologico, cioè come il fine ultimo della storia, cioè come a dire: vi dovete arrendere perché noi siamo il futuro, cioè la Cina dominerà il mondo, non c'è niente da fare. Peraltro in Occidente qualcuno ne è convinto per davvero, anche se la Cina è zeppa di problemi, e poi sentiremo l'analisi economica che la riguarda. Ma se tu ti presenti come il destino dell'umanità e non sei in grado neanche di prenderti un'isola che ha 160 chilometri davanti a te e che è abitata in larga parte da cinesi esattamente come te, il tuo messaggio per il futuro tiene meno di quanto immagini. Un po' il nervo scoperto, no? Cioè, che a volte anche, no, il rigore, la pianificazione cinese sembra un po' fallire di fronte al problema di Taiwan. Ma ecco, la mia domanda è: se tu ti dovessi mettere nei panni di sì, lo so che non è semplice, e quando vedi come stanno andando, come le definite tu, le avventure un po' sgangherate di Putin, cosa pensi adesso? Ma allora Taiwan ne vale veramente la pena, oppure può essere non dico una trappola, ma può essere anche una trappola, e allo stesso tempo ne vale la pena? Cioè, partiamo dal presupposto che è dottrina ufficiale del partito e soprattutto di Xi Jinping che Taiwan debba, loro dicono, tornare alla madrepatria entro il 2049. In realtà non ha mai fatto parte della Repubblica Popolare, ma questo lo lasciamo da parte, con le buone o con le cattive, cioè non c'è margine. L'obiettivo ovviamente di Pechino è farla tornare con le buone, cioè dire: prima ci hanno provato in questi anni con la dipendenza economica e commerciale. Peraltro c'è una parte della popolazione taiwanese che non è contraria in assoluto alla riunificazione, ma è minoritaria. Anche perché non dimentichiamoci che il Kuomintang, cioè il partito nazionalista che era capeggiato da Chiang Kai-shek, considera ancora oggi Taipei la Cina legittima, quindi per loro non sarebbe una riunificazione, ma riprendersi la madrepatria nella loro testa. C'è un ancora po'. Un ministero per la gestione della questione tibetana a Taiwan, cioè, sì, perché loro pensano che sia ancora un territorio loro. Esattamente, perché non dimentichiamoci peraltro che fino agli anni 70 gli americani riconoscevano, e anche le Nazioni Unite, come legittima soltanto la Cina, si diceva allora, nazionalista di Taipei. Poi nel 72 gli americani aprono a Pechino e rinnegano Taiwan. Tuttavia, per rispondere alla tua domanda, un obiettivo che ha tutte queste ragioni può diventare anche una trappola militare e di propaganda. Per questo vorrebbero averla con le buone. Per prendersi Taiwan i cinesi dovrebbero realizzare uno sbarco anfibio. E militarmente lo sbarco anfibio è la manovra più complessa che esista. E i cinesi che stanno al mondo, se chiedi a loro, da almeno 3.000 anni, se ne può discutere a lungo, probabilmente non è vero, ma
Tra l'altro questo è stato al centro di un eccezionale, clamoroso dibattito nella città proibita, quando Trump andò in visita e lo accompagnava Xi Jinping e consorte. In questa visita Xi Jinping dice a Trump: noi siamo la civiltà più antica del mondo. Trump, con un'eccezionale prontezza che non gli riconoscevamo, dice: beh, allora gli egiziani, gli risponde. Xi Jinping lo corregge e dice: ma quelli erano egizi, questi sono arabi, non sono la medesima civiltà. Chiusa parentesi, ma la Cina, che sta al mondo da sempre dunque, non ha mai realizzato uno sbarco anfibio, neanche una volta. Ci ha provato una sola, anzi in due occasioni, ma nel medesimo contesto, nel XIII secolo, quindi sono passati 700 anni, e non fu un'idea cinese, perché all'epoca la Cina era dominata dai turco-mongoli, era il canato degli Yuan, si chiamava, XIII secolo. Provarono per due volte a sbarcare in Giappone, non ci riuscirono nessuna delle due volte, perché furono spazzati via dal vento del destino, che immagino ci ascolta avrà già sentito in dizione giapponese, si dice kamikaze. Da allora non ci hanno mai più provato. Oggi noi diamo per scontato che arrivino a Taiwan, sbarchino e facciano ciò che vogliono. Per intenderci, lo sbarco anfibio è la scena iniziale del soldato Ryan, cioè si muore a grappoli anche quando ci si riesce, ed è rischiosissimo anche sul piano logistico, eccetera. Quindi sì, può essere una trappola che la Cina vorrebbe evitare, e chiudo su questo, con le buone. Ma se con le buone non ci riesce, lì si apre un punto interrogativo gigantesco, anche perché non sfuggerà a chi ci ascolta: se la Cina prova ad invadere Taiwan, tra queste iniziative e la terza guerra mondiale, lo spazio, la distanza diventerebbe brevissima. Stavo leggendo delle domande che ci arrivano dai nostri spettatori, e alcune proprio ben si collegano, quindi siccome sono veramente tante domande e siamo contenti perché il tema evidentemente è di grande interesse, te ne farei già qualcuna dove proviamo magari a rispondere brevemente, così riusciamo a rispondere a tanti. Una si collega proprio a questo tema, no, della guerra mondiale. Luca ci chiede come si potrebbe svolgere un eventuale scontro tra Cina e USA? Questa anche la domanda di Luca è complicatissima e giustissima da questo punto di vista. Scontro militare, si intende? Beh, probabilmente l'epicentro sarebbe Taiwan. Gli Stati Uniti mantengono una certa ambiguità su Taiwan, anzitutto perché loro formalmente credono nella politica di una sola Cina, quindi Taiwan deve tornare a Pechino, perché Taiwan non esiste. Gli Stati Uniti hanno un ufficio commerciale ufficialmente a Taipei, come l'Italia, non hanno neanche una legazione, un'ambasciata. Tuttavia, hanno lasciato intendere più volte, poi negandolo, eccetera, che in caso di attacco della Repubblica Popolare loro risponderebbero. Nello stretto di Taiwan viaggiano in quelle che si chiamano le operazioni per la libertà di navigazione le portaerei statunitensi, quindi non è che sono lì per sport. Io credo, per rispondere alla sua domanda, che uno scontro militare molto probabilmente avverrebbe intorno a Taiwan. Poi tutto può precipitare anche altrove, nel senso, immaginiamo una guerra in cui gli Stati Uniti e la Cina entrano per procura, questa sfugge di mano, e anche se non siamo a Taiwan si ritrovano uno gli uni contro gli altri. E ricordiamoci ancora che gli americani e i cinesi si sono fatti una guerra non tantissimo tempo fa, tra il 50 e il 53, nella penisola coreana, perché gli Stati Uniti, che allora avevano la benedizione delle Nazioni Unite e quindi formalmente guidavano un esercito onusiano, ma era comandato dagli americani, anzi era comandato da MacArthur, che era stato ovviamente il plenipotenziario del Giappone, quello che fece alzare in piedi l'imperatore giapponese per dimostrare quanto fosse basso ai suoi sudditi rispetto a lui, che era un signore di origini nordirlandesi altissimo per la sua epoca, e voleva lanciare la bomba atomica allora sulla Cina, e per questo il presidente americano lo cacciò. In quell'occasione gli americani, con le truppe dell'ONU, ma erano americani, arrivarono sul fiume Yalu, che è il confine tra la penisola coreana e la Repubblica Popolare. Allora Mao fece la controffensiva e li spinse di nuovo su 38° parallelo, che oggi è il confine tra le due Coree, per evitare che questo accadesse. E nella memoria dei cinesi questo conta molto: Mao sacrificò il suo figlio prediletto, che morì in battaglia, per evitare che gli americani arrivassero sull'uscio della Cina. Questo per rispondere alla domanda e dire che cosa? Che una guerra può scoppiare anche altrove, quando si perde il contatto con la realtà o sfugge di mano. La guerra non è un evento sportivo. Infatti quando ti chiedono quando finirà la guerra in Ucraina, non è che c'è un limite di punteggio come nel tennis o di tempo come nel calcio. Purtroppo è drammatica in tutti i casi, anche per questo. Un altro tema che ha sollevato tante domande di questa prima parte del nostro incontro è quello dei BRICS. Sia Rodolfo che Luca vogliono un po' capire meglio. In primis, i BRICS saranno guidati dalla Cina, questo lo diamo per scontato, l'India avrà un ruolo. E in secondis, l'Occidente cosa può fare di fronte a questo fronte che sembra essersi
delineato e sembra essere sempre più compatto? Sono domande molto centrate anche questa. Anzitutto non dobbiamo valutare i BRICS come una lega militare contro l'Occidente, domani pronta a partire per attaccarci. Da gennaio peraltro l'acronimo cambierà, visto che coglieranno nuovi paesi e vediamo quale acronimo si inventano. Peraltro l'acronimo era stato inventato senza la S inizialmente in ambito finanziario, quindi figurarsi, poi il Sudafrica ci ha aggiunto la S. I BRICS sono un luogo simbolico, sono composti da nemici tra di loro, cioè indiani e cinesi sono nemici acerrimi, che si sono fatti una guerra, una guerricciola, ma insomma sono morte guardie di frontiera. Prima Andrea citava il Covid, durante il Covid a giugno del 2020 si sono ammazzati, letteralmente ammazzate, perdonate l'allitterazione, perché quando si è sull'Himalaya l'accordo tra le parti prevede che non ci siano armi da fuoco ma solo bastoni. Si sono prese a bastonate le guardie di frontiera indiane e cinesi 3 anni fa e si sono ammazzati fra di loro. Pure sono nei BRICS. Infatti l'India è un paese che viaggia su più tavoli, è il paese più popoloso del mondo, 1.400.000.000 di abitanti, che non è una nazione, molte nazioni insieme, da sempre il suo grande limite, e neanche un impero. Però è con gli Stati Uniti contro la Cina, a parte il cosiddetto quadrilatero securitario, che in un'abbreviazione anglofona si dice Quad, in cui ci sono gli Stati Uniti, l'India, cioè il Giappone e l'Australia, che realizzano il contenimento marittimo della Cina, eppure con la Cina dentro i BRICS. Anche russi e cinesi non sono amici per niente, si odiano. Certo, adesso hanno un enorme nemico comune, sono gli Stati Uniti d'America, ma non scambiamoli per alleati. Adesso entrerà l'Argentina, quindi diamo ad un livello ovviamente geopolitico più basso di importanza, ma l'Argentina che entra nei BRICS troverà il Brasile, che è il suo nemico per eccellenza, non solo calcistico, perché altrimenti lo scambiamo solo per calcio. E poi dentro c'entrerà l'Iran. L'Iran è un altro grande nemico della Russia, da sempre, anche se adesso viaggiano tra alleati. Quindi che cos'è? È un luogo simbolico, ma i simboli contano. Tra gli esseri umani e tra le potenze che sono composte di esseri umani. E abbiamo davanti un fronte che ha in comune soltanto un elemento, quello di essere non avere l'Occidente nel cuore. Ed è perlomeno bizzarro, ad esempio, che non ce l'abbia l'Argentina. L'Argentina, che è il paese al mondo più simile all'Italia, che ha una maggioranza di popolazione d'origine italiana e che pure considera gli Stati Uniti, che ha davanti, quindi prima diciamo gli Stati Uniti hanno sempre il vantaggio di essere lontano, l'unico caso in cui non funziona è le Americhe, sono i gringos che sono esattamente sopra la testa. Per questo l'Argentina finisce, oltre perché è dipendente dalla Cina per le sue esportazioni fra i BRICS. Quindi per concludere, sono un luogo simbolico, non li prendiamo troppo sul serio, ma ci segnala che l'Occidente non è amatissimo. Abbiamo veramente tantissime domande, sarebbe bello poter rispondere a tutte, ma ne seleziono un altro paio senza far torto a nessuno, perché sono veramente tante, è tutte interessanti. Sono anche molto complesse. Infatti richiederebbero ognuna un segmento dedicato. E poi dopo queste altre due domande ci collegheremo, vi anticipo, con Londra per sentire il nostro Michele Mora, gestore di portafoglio, sugli aspetti un po' più economici e finanziari di questa sfida. Ne seleziono un paio. Un paio si sono un po' tutte collegate, no, sugli Stati Uniti. Giuseppe chiede se Trump dovesse diventare presidente degli Stati Uniti di nuovo per il secondo mandato, cosa può cambiare su Taiwan? E sempre su Taiwan, e sempre dal punto di vista degli Stati Uniti, Daniele chiede: ma gli USA riuscirebbero ad impegnarsi in due guerre, una in Ucraina e una a Taiwan? E l'ultimo punto, sempre su Taiwan, un po' per chiudere questo thread di domande. Dimitri dice: io mi aspetto che la conquista sia più socio-economica su Taiwan da parte della Cina che militare. È una prospettiva che ti trova d'accordo? Vediamo tantissime domande. Una quindi... prospettiva che mi trova d'accordo, perché, come dicevamo prima, è ciò che Pechino sogna. Non c'è riuscita, però. Non ci sta riuscendo, anzi, negli ultimi anni il distacco, il clivage culturale tra Taiwan e la madrepatria è aumentato. 20 anni fa era molto inferiore. Adesso è addirittura aumentato, per questo sì, ha ragione Dimitri quando dice è l'obiettivo di Pechino, sì, che ci riesca è un altro discorso. Su Trump, qui dobbiamo metterci d'accordo. I presidenti americani non sono degli imperatori. La pubblicistica, soprattutto quella giornalistica, li scambia per tali, è molto anche la politologia, a dire la verità. Gli Stati Uniti sono un impero, ma che non ha un imperatore, cioè il presidente americano ha poteri molto relativi. Non dobbiamo credere che se arriva Trump cambia tutto. Qualcuno ci ha creduto già quando è arrivato. Trump arriva e dice: io voglio fare l'amore con la Russia, essenzialmente, perché lui poi si sogna Putin. Trump vorrebbe avere i poteri di Putin o di un dittatore, ma non ce li ha. E quando è che subisce il primo impeachment Trump? Perché Trump ne subisce due. Il primo impeachment lo subisce quando, come un genio,
al telefono dallo studio Ovale, parla con Zelensky e gli dice: guarda, che se tu non indaghi sul figlio di Biden, che ha un nome che più americano non si può, si chiama Hunter, cioè cacciatore, se tu non indaghi sul figlio che ha fatto affari in Ucraina, io, perché ha molti problemi, peraltro Biden che è stato molto sfortunato, ha perso un figlio in maniera davvero drammatica, non solo ha avuto anche un altro incidente che ha dato la sua famiglia, quindi lasciamo stare. Ma Trump dice: se tu non mi indaghi su di lui, non ti do gli armamenti, perché peraltro, sottende Trump, manco mi interessa, cioè voglio aprire la Russia, figurarsi. Lo sentono e gli fanno l'impeachment, cioè l'intelligence lo sente e gli fa l'impeachment, anche giustamente. Cioè questo per dire che quando è arrivato Trump non hanno aperto la Russia, ma che cosa incarna Trump, se no non ci intendiamo? Trump incarna, in maniera dolosa, che poi Trump non crede assolutamente a niente, quell'enorme fascia della popolazione americana che è stanca. Quindi mi collega all'altra domanda, possono fare due guerre insieme gli Stati Uniti? No. C'è un'enorme fascia della popolazione americana che è molto stanca. Di che cosa? Essere la prima potenza del pianeta in modo solipsistico, cioè motu proprio da sola dal 1991, da quando finisce l'Unione Sovietica, anche se erano contrapposte, sovietici e americani, manutenevano il mondo insieme. Cioè tu fai la metà della fatica, se tu hai un nemico molto valido, gli accogli una parte del fardello, che tanto lui se la deve portare per forza, se no non riesce più a sfidarti. Da quando sono da soli hanno fatto disastri sul piano militare gli americani, perché? Perché è difficilissimo gestire il mondo da soli, si sono incastrati in guerre assurde tra l'Afghanistan, l'Iraq, eccetera. Oggi sono più razionali, ma perché sono più stanchi. E Trump incarna quell'America lì che dice: ma noi che ci importa? Noi viviamo nell'altro mondo, confiniamo con i pesci, cioè Atlantico e Pacifico. In testa c'è il Canada, che non è neanche un paese formalmente sovrano, ma sono ancora sudditi del re d'Inghilterra, letteralmente. Sotto c'è il Messico, che tra qualche anno diventerà una grande potenza, ma ancora non lo è, e nel frattempo stiamo costruendo il muro, dicono gli americani, proprio perché un giorno il Messico non possa insidiarci altro che migranti, o come si dicono in Italia, ma allora facciamoci gli affari nostri. Trump incarna questa America e una parte degli apparati, il discorso è molto complesso, statunitense, che vorrebbe aprire alla Russia, perché prima citavo ciò che fecero gli americani nel 72, quando aprirono alla Cina, cioè la grammatica ti dice: se tu hai due nemici, non li devi affrontare insieme. Quindi mi riprendo a quella domanda, non ha senso. Devi rompere il fronte nemico, devi prendere il più debole e giocarlo contro il più forte. Non puoi avvicinare il più forte, non ne hai i mezzi. Allora il più debole è la Cina, oggi è chiaramente la Russia. Quindi per grammatica gli Stati Uniti dovrebbero aprire alla Russia, non riescono a farlo perché la Russia non ti aiuta, perché invade l'Ucraina, insiste sul continente europeo, è mediamente impresentabile. Poi attenzione, le potenze aprono anche a paesi impresentabili, però la narrazione conta e non riescono a farlo. Trump incarna anche questa parte degli apparati, Trump non sa neanche cosa stiamo dicendo, intendiamoci, cioè fa un altro mestiere, ma sente come sensibilità politica che c'è un elettorato che crede a questo e lo incarna. Tutto dimostrare che vinca le elezioni, tuttavia. Stanno arrivando veramente tantissime domande, vedo Carmen, Fabrizio, Alessio, adesso cerchiamo di scegliere qualcun'altra fra pochi minuti. Intanto farei tirare un attimo il fiato a Dario perché ti abbiamo fatto parlare in maniera interrotta. No, volentieri la parte economica. Invece ci colleghiamo con i nostri uffici di Londra dove c'è il nostro Michele Morra per parlare un po' della parte economica e finanziaria. Ci senti e ci vedi, Michele? No, buonasera a tutti. Abbiamo tratto veramente tanti spunti geopolitici e tanti ne stanno venendo anche dai nostri spettatori. Dal punto di vista economico, cosa possiamo aggiungere al dibattito, magari soffermandoci in particolare sulla Cina, che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ma negli ultimi mesi ancora di più, è sempre al centro delle cronache? Sì, negli ultimi mesi abbiamo visto molta volatilità sul mercato cinese, che ha anche sottoperformato il mercato americano. Questo a causa quindi del mercato immobiliare e della crisi che sta vivendo il paese in un settore che è comunque centrale all'interno della propria economia. Ne abbiamo parlato, abbiamo approfondito molto sia Evergrande che Country Garden all'interno dei nostri blog, quindi mi limiterò a dire oggi che sicuramente questo è un fattore di rischio preponderante, sicuramente una minor domanda, quindi una minor crescita economica potrebbe pesare sul mercato immobiliare, che poi a sua volta potrebbe generare quindi un rallentamento economico. Questo lo abbiamo visto dalle stime degli analisti anche per il 2024, che vengono ridotte quindi da un 5% a un 4,5%, quindi comunque ridotte di tanto, ma rimane comunque un numero abbastanza importante. Quello che però è più curioso da vedere da un punto di vista degli investimenti
è proprio il fatto che la Cina si è esposta a fattori di rischio molto diversi rispetto a quelli occidentali e quindi questo può offrire comunque spunti di diversificazione. Uno dei punti principali è appunto quali sono i fattori di rischio in Eurozona e negli Stati Uniti, quindi inflazione che continua a essere molto alta, soprattutto in Eurozona, conflitto in Ucraina, spettro di una recessione. Mentre in Cina appunto l'inflazione è molto contenuta e questo ha consentito alla banca centrale cinese quindi di affrontare la crisi del mercato immobiliare quindi con un intervento di politica monetaria espansiva. Quindi monitoriamo sicuramente l'andamento del mercato cinese, però comunque questi spunti sono sicuramente molto importanti. Perfetto. Certo. Un altro Un tema. altro aspetto che magari su cui possiamo soffermarci un attimo, che è un po' emerso nella nostra conversazione, è quello della sfida tecnologica. Abbiamo visto che un ambito di scontro sempre più caldo fra Cina e Stati Uniti, quest'estate abbiamo visto un po' di schermaglie anche a livello regolamentare, il tema dei chip, della produzione di microprocessori. Eravamo abituati a un mondo, come diceva Dario, in apertura, in cui come dire, gli Stati Uniti progettavano i cellulari e i computer e i cinesi li costruivano. Ora sembra un po' cambiare questa configurazione anche dal punto di vista industriale, no? Sì, certamente, questo è il settore tecnologico è uno dei settori più importanti, anche in un contesto strategico, quindi per una crescita di lungo periodo, e ce l'hanno dimostrato sia la Cina che gli Stati Uniti, quindi è vero, non ci sarà solo un vincitore, sicuramente la Cina sarà uno dei leader nello sviluppo tecnologico. Abbiamo visto appunto che entrambi i paesi sono intervenuti tramite intervenendo quindi tramite quindi nuovi finanziamenti e con delle politiche quindi interventiste. Abbiamo visto quindi ad esempio la Cina convogliare capitali privati su robotica, quantum computing e chip, e invece negli Stati Uniti fare la stessa cosa però con il Chips and Science Act, dove si dice esplicitamente, se andate sul sito della Casa Bianca potete vedere esplicitamente che gli Stati Uniti hanno scritto quindi che uno dei ruoli di questo atto è di contenere quindi il potere cinese nel contesto tecnologico, quindi integrando tutta la catena del valore negli Stati Uniti. Quindi vediamo due fattori di divergenza però molto importanti tra le due economie. La Cina dovrà far fronte quindi infatti a un trade-off tra protezionismo e quindi accesso ai capitali esteri. Abbiamo visto quindi la Cina aprirsi ai capitali esteri entrando quindi ad esempio nel Bloomberg Barclays Global Aggregate che è l'indice obbligazionario globale, uno dei più importanti. Però allo stesso tempo nel 2021 quindi chiudersi un po', quindi sono state introdotte quindi delle limitazioni agli investimenti esteri in alcune aziende. L'altro fattore molto importante è la domanda che ci poniamo è come farà la Cina a combinare quindi la crescita in ambito tecnologico con la dottrina della Common Prosperity. Quindi per chi non lo sapesse la Common Prosperity appunto è una dottrina in cui si ambisce ad assottigliare le diseguaglianze sociali però migliorando il benessere complessivo. Ed è una dottrina che sta molto a cuore di Xi Jinping, che anche nel 2021 ha intrapreso delle azioni concrete quindi, per il raggiungimento di questo obiettivo. Quindi ci ricordiamo il tech crackdown che aveva quindi fatto aumentare la volatilità sui mercati cinesi e aveva l'ambizione di limitare lo strapotere delle big tech cinesi. Che però sicuramente sono le aziende che hanno la capacità, il know-how e le possibilità di quindi contribuire quindi alla lotta per la leadership tecnologica. E questo è un problema che probabilmente gli Stati Uniti non hanno, diciamo, a cuore sicuramente come la Cina. Grazie mille Michele. Tra l'altro il tema tecnologico abbiamo visto far molto bene anche sui mercati quest'estate con i risultati di Nvidia, per esempio, che hanno sorpreso tutti gli analisti in rialzo. È un tema che da inizio anno noi monitoriamo molto da vicino nella nostra nuova offerta di fondi tematici. Proprio la parte tecnologica è una di quelle che ha performato meglio da inizio anno, proprio a riflettere quanto queste aziende siano destinate a guidare non solo diciamo, il destino tecnologico, ma anche quello un po' economico e finanziario.
nei prossimi anni. Tornerei qui con Andrea, perché sì, ci eravamo preparati un paio di domande sull'Italia e sull'Europa, visto che anche per i nostri spettatori sono due punti interessanti. Lo chiedevano Fabrizio, lo chiedevano Federico, Paolo. Torniamo un po' più vicini a casa, no? Ovviamente il tema in Europa, l'elefante nella stanza è la guerra in Ucraina, ma cioè, proviamo a fare un passo indietro, no? L'Europa anche ha cambiato posizione abbastanza velocemente di fronte alla Cina, no? Parlavamo poco fa di Huawei che sta per installare tecnologia strategica, addirittura il Regno Unito, che era uno degli alleati storicamente più grandi degli Stati Uniti, solo adesso forse sarebbe impensabile una cosa del genere, no? Diciamo che forse anche la crisi in Ucraina ha un po' posto fine al sogno europeo di costruirsi come un polo terzo che poteva esistere tra Europa e Stati Uniti, ha ricompattato un po' questi fronti sotto l'ombra di queste due grandi potenze. Sì, diciamo che il cambiamento di inclinazione dei governi europei inizia prima della guerra in Ucraina, su pressione americana evidentemente, certamente i paesi europei che sono, i romani direbbero clientes, cioè sono satelliti, noi ci definiamo alleati perché ci vogliamo molto bene, ci sopravvalutiamo degli Stati Uniti, ma insomma non siamo certo alla pari degli Stati Uniti, altrimenti ci raccontiamo una realtà che non succede. Sono tutti paesi economicistici che quindi ragionano con criteri economici. La Cina è una grande opportunità? Sì. In quali settori se ne può discutere? Che le vie della seta, le nuove della seta, o comunque la One Belt, One Road Initiative sia allo stesso tempo una grande opportunità? Se ne può discutere, ma comunque perché no? Cioè perché non lanciarvi? Sì. Questo è il ragionamento che un po' tutti i governi europei hanno pensato fino ad oggi. Non dimentichiamoci che l'Italia è l'unico paese del G7, ammesso che il G7 abbia, diciamo sottovoce, perché una assise nella quale siamo presenti, quindi facciamo finta che sia importantissimo decisamente no, ma comunque molti paesi dell'Europa centro-orientale, quasi tutti hanno firmato il medesimo memorandum, esattamente come l'Italia, che sembra adesso pronta a rinnegarlo e quindi a non rinnovarlo. Il prossimo anno sarebbe l'unico caso di un paese che non lo rinnova, vediamo se qualcun altro ci seguirà ed è probabile. Questo per dire cosa? Che la scelta era sempre stata fatta per motivi economici, un po' per quelli, un po' perché si credeva, il governo italiano che firmò quel memorandum, quindi il primo governo Conte, ne era davvero persuaso che la Cina fosse il futuro, e quindi noi ci stessimo legando più o meno ingenuamente o facendo finta di non capire fino in fondo al cavallo giusto, a quello che era destinato a dominare il mondo in ogni settore. Non solo la Cina in questi anni ha perso terreno, le difficoltà dei cinesi sono sotto gli occhi di tutti, ma gli americani hanno molto premuto su questi paesi, compreso il nostro, e questo ha cambiato l'atteggiamento. E poi è intervenuta, come tu dicevi, la guerra in Ucraina, che è servita a che cosa? Da un lato a ricordarci, non so quanto durerà, ma comunque ci ha ricordato, perlomeno in questa fase, che le guerre esistono ancora, purtroppo, che il commercio non può spiegare tutto ciò che succede, specialmente tra le grandi potenze non spiega quasi mai nulla, e che quindi una scelta di campo prima o poi ci sarà chiesta, no? Il poeta diceva: verranno a chiederci del nostro amore, ma noi verranno a chiederci del rapporto con la Cina, già ce l'hanno chiesto. E allo stesso tempo la guerra ci ricorda quello che tu implicitamente hai sottolineato, a mio avviso, cioè che la Cina non è un terzo polo neutro. In questa guerra ha dimostrato che se deve scegliere tra noi e la Russia, sceglie la Russia, non perché, come detto, i cinesi e i russi si vogliano bene, per niente, si detestano e neppure cordialmente, ma perché la Russia non è occidentale, perché la Russia è un paese che la Cina pensa di poter avere al suo fianco e manovrare. E questa guerra è emerso chiarissimo, cioè la Cina è diventato il patron di Mosca, e anche questo ci sta facendo una certa impressione. Dire allora non abbiamo a che fare soltanto con la fabbrica del mondo che vive nell'iperuranio, che vuole essere come noi, no. È un impero che ha una sua visione del mondo ed è una visione del mondo spesso antitetica alla nostra. E poi, insomma, come dicevi tu, no, dal punto di vista economico si credeva, insomma, che poteva, tu hai parlato di paesi che hanno una prospettiva mercantilista come quelli europei, però finché quando poi trovi il mercante che è anche più bravo e più competitivo di te, esatto, diventa anche difficile. Diventa complicato. No? Poi non tutti hanno fatto una scelta di campo decisiva. Se prendiamo la Germania, ad esempio, si va allontanando dalla Cina, ma molto lentamente, e in molti settori non si allontana per niente. Per dire l'ovvietà dell'ovvietà, ciò che fa la Germania per noi è semplicemente decisivo sul piano industriale e commerciale. Quindi
la partita è ancora aperta, nonostante le pressioni statunitensi. Ne abbiamo parlato, insomma, poi magari lasciamo spazio a qualche domanda degli spettatori da casa, ma sempre continuando questo tema, l'abbiamo accennato, insomma, l'Italia, no? Proprio notizia di questi giorni, di questo passo indietro che stiamo facendo dalla nuova via della seta, ecco, ora, senza, il trattato è molto complesso, no? C'è chi dice che era un trattato quasi ridicolo per i pochi vantaggi che l'Italia avesse, c'è chi dice che invece era una grande opportunità. Adesso, senza entrare nel merito, però tutti ricordiamo, no, che si è accolto quasi come un imperatore, no, è andato in Sicilia, che poi era l'orticello americano, anche una visita molto, molto simbolica. Guardando oggi, possiamo dire che quella firma sia stata antistorica, forse, da parte d'Italia? È stata avventata, questo sì, ripeto, sembra passato un'era geologica, era il 2019, cioè sembra tantissimo tempo fa. Non so se dire l'Italia in senso generale, ma comunque il governo che la rappresentava si era convinto che anzitutto fosse più o meno innocuo un memorandum di questo tipo, parzialmente anche in forma comprensibile, cioè l'avevano già firmato in tanti paesi europei, tutti dentro lo schema americano, nessuno aveva subito grandi contraccolpi, e poi la Cina sembrava davvero un'enorme opportunità, anzi ci sentivamo lusingati dalle attenzioni che la Cina ci rivolgeva, anche sottovalutando noi stessi, perché la Cina era così interessata alla firma italiana, perché l'Italia è un paese profondamente simbolico, cioè se tu, nonostante sia un paese economicamente in difficoltà, se non in declino, tutto ciò che sappiamo, a parte la seconda manifattura d'Europa, ce lo ricordiamo sempre, ma l'Italia è soprattutto un paese simbolico visto da fuori, cioè l'Italia è la culla dell'Occidente, è la culla della cristianità, almeno quella cattolica, ma non solo, quindi universalistica anche nel suo etimo, e quindi per la Cina dire abbiamo l'Italia con noi è uno smacco forte verso gli americani, no? Gli americani che noi firmiamo a marzo, ad aprile, quindi pochissimi giorni dopo, si divertono, si fa per dire, a segnalare che l'avanzata di Haftar, quindi siamo in Libia, il dossier più importante per questo paese in assoluto, la Libia, tante volte ce lo dimentichiamo, dalla Cirenaica, noi eravamo in Tripolitania, dalla Cirenaica un signore sedicente generale si lanciava contro di noi, armato da russi, francesi, sauditi, egiziani, e il comando per l'Africa americano, che peraltro ha sede in Germania, evidentemente in senso esotico, annunciava che non avrebbe mosso un dito per evitare che questo accadesse dopo la nostra firma. Che è successo? Che sono intervenuti i turchi a salvare la nostra posizione a Tripoli con i droni Bayraktar, che poi saranno decisivi in Ucraina nella fase iniziale della guerra, e noi da allora siamo su uno strapuntino turco in Tripolitania, dove i turchi avanzano con i soldi del Qatar, a proposito di potenze minuscole che hanno però fondi per essere superpotenze. Quindi quella firma fu sia avventata anche per questa ragione, e poi adesso, insomma, già dal governo Draghi, arrivato Draghi, detto il signore dentro le dinamiche americane come nessun altro, forse in Italia, aveva già lasciato intendere che quel memorandum sarebbe stato rinnovato dal governo Meloni, non esplicitamente, ma dovrebbe averlo addirittura confermato all'ultimo G20 in India, alla Meloni, quando si è incontrata col suo omologo cinese. Non c'è più spazio anche addirittura durante la guerra fredda l'Italia riuscì un po' a mettere il piede in due scarpe, adesso non è neanche non questo c'è più spazio. È un passaggio molto vero, ed è una domanda questa che spesso ci si pone, come mai che all'epoca noi potevamo muoverci su più tavoli, perché eravamo più importanti, molto semplicemente. Sai, quando tu sei più rilevante ti si concedono cose, no? Succede anche nella vita di tutti i giorni, se hai a che fare con una persona molto importante, sei sgarbata e ti dà una botta, diciamo, non lo azzanni al collo, ecco, mettiamola così. L'Italia all'epoca era sulla soglia di Gorizia, cioè era proprio al confine dell'impero americano, dall'altra parte c'era quello sovietico, e ogni nostro movimento era visto con timore, e poi il mondo era più semplice, vediamoci chiaro. Non c'era l'India, non c'era la Cina, l'Italia era una grande fabbrica del mondo. Dirlo oggi fa impressione. L'Italia negli anni 50 e negli anni 60 era una delle principali fabbriche del mondo, oggi no. Siamo arrivati quasi alla fine, purtroppo, di questa chiacchierata che è veramente volata. Stavo guardando le domande, sono veramente tantissime, quindi ringrazio innanzitutto tutti per l'interesse e per le domande anche molto puntuali. Ne pesco due o tre, magari in questi ultimi 5 minuti, se riusciamo a essere brevi, che è difficilissimo, perché le domande che ci pongono i nostri... Sai che chi dice sarò breve è sempre un disastro, direi, esattamente, parlerà ora. Esattamente. Parto con una che ho trovato interessante di Matteo. Dice, di recente ci sono stati segnali di malcontento a livello sociale nelle regioni dell'interno della Cina, si ricollegava un po' al discorso che facevi quasi storico, no? Sì, sì. È già visibile la tensione tra interno e regioni costiere?
Sì, assolutamente sì. Parliamo di Han, cioè di cinesi e cinesi, perché poi la Cina è un impero, quindi ha regioni non abitate da cinesi. Prima veniva citato il Tibet da Andrea, ma anche il Xinjiang, l'ho citato io, che è abitato dagli Uiguri. Gli Uiguri sono turchi, essenzialmente una popolazione turcica, una delle più pure, peraltro, perché i turchi che vivono in Anatolia vengono dall'estremo oriente originariamente. Ma anche, per rispondere alla domanda, i cinesi dell'interno mostrano notevole malcontento, al punto che una delle politiche del governo pechinese, che è un grande classico oggi, non 50 anni fa, è trasferirsi nelle campagne, che era quello che proponeva anche la Cina maoista, cioè si invitano i giovani cinesi a lasciare le grandi città e trasferirsi nelle campagne, non solo per decongestionare le metropoli, ma proprio per evitare che si crei questa sorta di rivalsa assoluta, questa distanza così grande. Non dimentichiamoci peraltro che la Cina è passata nel 79, impone la politica del figlio unico, proprio per trattenere il benessere. Ma questo l'ha portata ad invecchiare velocissimamente. Uno dei drammi di cui non abbiamo parlato nella sfida è sempre, la questione è sempre demografica, sono sempre esseri umani. Uno dei drammi principali della Cina è l'invecchiamento della popolazione. Nel 72, quando Kissinger fa il mitologico, tra il 71 e il 72 ne fa due, di mitologici viaggi in Cina, poi incontrerà anche Mao, chiede a Mao quale fosse, perché Kissinger era abituato a fare domande insolenti, ancora è vivo, beato lui. Ha più di 100 anni e rimane un grande tifoso del Bayern di Monaco, ce l'ha detto lui appena compiuto 100 anni. Ha chiesto a Mao, gli chiede qual è il più grande problema della Cina, come se io entrassi qui a Money Farm e la prima domanda che facessi: qual è il più grande problema di Money Farm? Insomma, non aveva proprio nel buon tono il suo aspetto principale, ma Mao gli risponde: troppi cinesi. L'età media della Cina era 19 anni, nel 1971, che solo a dirlo fa impressione, età media. Oggi la Cina ha quasi 40 anni di età media. Questo dramma si riverbera anche nel rapporto tra campagne, che sono un po' più giovani, e la città che è più vecchia. E anche questo, per rispondere alla domanda, è un segnale di uno scadimento della tenuta interna. Guardavo un po' di domande a cui abbiamo risposto in verità. Ivano chiedeva del ruolo della Germania, l'abbiamo accennato. Salvatore chiedeva, qua magari riusciamo a essere veramente telegrafici, la probabile rinuncia alla nuova via della seta da parte italiana è un errore? Probabilmente no, nel senso è stato forse un errore firmare prima, cioè si possono fare affari con la Cina senza firmare, come la Francia, ad esempio. Tanti spettatori, Francesco, veramente tanti, Cristiana, si focalizzano anche sulle materie prime, un tema che forse non abbiamo trattato tanto. Sia materie prime di per sé, quindi quelle Ragione. energetiche, che ruolo potrebbero giocare, anche un po', no, visto, anche nel conflitto con la Russia abbiamo visto il ruolo che hanno giocato e quanto in fretta siamo riusciti in verità a rimpiazzarle. Ma anche le materie prime strategiche come i materiali rari, quelli che adesso sono parte di tutti i nostri cellulari, di tutti i nostri device, e che la Cina controlla o da sola o per i suoi interessi in Africa. Puoi spendere brevemente No, è perché. una parte della partita, perdonate il bisticcio di parole, anche rilevante, visto il valore si dice strategico, forse è troppo, ma comunque tattico di questi materiali, dei quali la Cina ha il monopolio. Il punto qual è? Le terre rare non sono rare per niente, a dispetto del nome, sono molto diffuse sul globo. Il problema è estrarle, che è molto complicato. In California ce ne sono molte, ma valle a prendere con disastri ambientali che i paesi occidentali non sopportano, a differenza della Cina o di altri paesi altrove. Fatto sta che la Cina ne controlla quasi il 90% in alcuni di questi casi, li utilizza come ricatto, ma non montiamoci la testa, cioè nel senso se poi ci deve essere una competizione, i ricatti tra potenze sono all'ordine del giorno, quindi non sopravvalutiamo, sebbene molto importanti, queste dimensioni. Grazie, grazie Dario. Io leggo veramente tante domande, vi ringrazio. Purtroppo siamo giunti al termine di questa chiacchierata, questo primo Primo appuntamento. appuntamento. Infatti, volevo proprio assicurarvi che le vostre domande ci serviranno per continuare a lavorare con Dario sui contenuti di Mondi Paralleli, che ci accompagneranno da qui fino alla fine dell'anno. Avremo anche un altro evento con Dario, probabilmente a dicembre, quindi. Stiamo studiando con Andrea e tutto il Benissimo. nostro team di content su quali temi focalizzarci, anche insieme a Dario, ma i Benissimo. vostri spunti ci fanno molto piacere, ci saranno utili e ci rendono anche orgogliosi del lavoro che facciamo per starvi sempre più vicino, per cercare di offrirvi spunti anche diversi, chiavi di lettura diverse, interpretazioni diverse della realtà.
Io ringrazio Andrea, ringrazio Dario, grazie a voi. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi. Vi invito a continuare a seguirci sul nostro blog, sui nostri social media. Abbiamo di recente rilanciato la pagina Instagram, dove troverete nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche tante pillole di questa nostra interessante conversazione. Ci rivediamo presto. Grazie. Ah.